Per ridare vigore alla crescita dell'economia del Mezzogiorno è necessario mettere rapidamente in campo delle politiche attive di sviluppo che contribuiscano a recuperare il gap di competitività e di produttività del Sud, determinando una decisiva inversione di marcia. È diretto il senatore molisano del PD, Roberto Ruta, che oggi ha illustrato i dettagli dell'atto sottoscritto da 31 suoi colleghi e che impegna il Governo a predisporre e a presentare al Parlamento, entro il prossimo 30 settembre, un piano organico per il Mezzogiorno con misure straordinarie al fine di rendere possibile un vero cambio diverso. La direzione è quella della ripresa produttiva e della crescita economica delle regioni meridionali, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse nella manovra finanziaria 2016. Tra gli obiettivi, combattere e debellare definitivamente le mafie e sfruttare quei 90 miliardi di euro evitando che vadano definitivamente persi. Nella sede del Partito Democratico a Campobasso il senatore Ruta ha portato l'attenzione sui dati già rilevati dalle anticipazioni del rapporto Svimez 2015 e che fotografano un paese dove il sud rimane sempre più indietro. Dal 2007 il PIL delle regioni meridionali si è ridotto del 13%, con un calo del 22,8% in Molise. Nel Mezzogiorno un tasso di crescita negativo, addirittura peggiore della Grecia. A Lumicino gli investimenti in tutti i settori, condizioni legate soprattutto al crollo dei trasferimenti di capitale a favore di imprese pubbliche e private e alla contrazione di incentivi per le aziende. Poi i fondi strutturali che mostrano ritardi nell'attuazione dei piani relativi alla programmazione 2007-2013 e più in generale il mancato sfruttamento delle risorse europee. Tutto questo per il senatore Ruta va contrastato ed è pertanto fondamentale un immediato intervento del governo.